Salve gente, è tardissimo, sono le 3 di notte e vi faccio un commento a caldo sulla... Oddio, si vede cosa sono andata a vedere stasera, come se scuola del trucco. Avevo fatto questo verde per richiamare Joker e questo si è sbavato, perfetto. E poi sono andata con questo. Niente, sono andata a vedere appunto la Suicide Squad. Volevo vederlo in 3D, però al mio cinema non c'era in 3D, solo perché volevo vedere Jared in 3D. Devo dirvi che la figura di Joker in sé per sé non mi è dispiaciuta tantissimo, perché inizialmente pensavo che fosse un po' un pacco. Invece nel complesso non era male, anche se devo dire che la voce doppiata era, cioè non lo so, è come se era bene per il personaggio di Joker in generale, ma non la vedevo bene sull'attore. C'era un po' questo screzio. Poi diciamo di questo film anche lo stile degli attori, dei protagonisti, questo stile un po' ultramoderno che non mi piaceva tanto rispetto all'Harley originale. E come ha detto appunto il mio amico che è con me, non gli è piaciuto il fatto della storia tra Harley e Joker, che è molto diversa diciamo, dalla storia originale, nel senso in cui loro quasi si schifano, invece qui sembra, cioè, no, si schifano, nel senso che questo rapporto di amore e odio molto psicotico. In questo caso qui c'è un Joker iper innamorato che fa peripezie per lei, per salvarla. I colpi di scena pure sono carini, anche un po' come la Marvel, il fatto che quando finisce il film poi fanno quell'altro spezzone che ti vedi un po' di anticipazione di un futuro film. E come personaggio mi sono piaciuti tantissimo. Vabbè, Harley, il personaggio di Harley è troppo carino. Magari diciamo proprio lo stile del vestito, eccetera, non mi piace tanto, questo stile moderno appunto. Però come personaggio, come anche per, mi è piaciuta tutta, cioè sia come cioè, sia proprio l'attrice in sé, sia diciamo proprio il suo personaggio funziona tantissimo. Cioè il film si può dire che quasi a volte verte su di lei. Poi, vabbè, un altro personaggio, pure quello di Will Smith, mi è piaciuto tanto, perché comunque era tra il cattivo e il tenerone, e poi pure quello che faceva la parte del crocodile, la sorgente crocco, lo chiamavano, quello che sembra quasi la roccia, in realtà è un coccodrillo da come ho capito, quello pure era carino, quando cioè parlava poco, ma quando parlava ti faceva la battuta simpatica ed era carino. Il film in sé non è lunghissimo, devo dire. Sono stati più lunghi i trailer che mi hanno buffato la palla fino a... E, diciamo che personalmente mi piacevano di più le scene concentrate sui singoli personaggi che le scene di lotta che erano pallose, ripetitive. Eppure il film in sé, dopo le prime 2 o 3 scene, già capivi la trama, insomma. Non era questa grande... Perciò appunto come film è carino, cioè guardabile, piacevole. In scala da 1 a 10 io darei un 7, sono un po' più clemente del mio amico che mi ha dato 6,5. Io darei un 7, ma pure 7,5 perché mi è piaciuto, cioè, mi è piaciuto Jared. E il fatto che ha tagliato molte scene sue un po' mi è dispiaciuto perché fa vedere proprio degli spezzoni, proprio spezzoni tra flashback e qualche comparsata, diciamo. Principalmente si vede più Harley, infatti sembra quasi che gira intorno a lei, più che intorno a lei e Kara, cioè la strega, insomma. E pure l'idea di questo personaggio, questa strega, cioè non mi piace molto appunto come cattivo. Cioè, l'idea in sé era carina. La cosa che mi è piaciuta è stata l'apparizione di Batman, non a caso, non mi aspettavo che uscisse Batman in vari spezzoni e anche nello spoilerone finale, quindi mi ha fatto veramente molto molto piacere la comparsa di Batman, anche perché avevo messo questo, quindi aveva un senso. E niente, lo consiglio, è carino, adesso mi devo struccare, le 3 di notte, lo consiglio, è carino ed è piacevole, veramente piacevole.